Le Guerriere Blonde oggi si sono allenati e stanno bene per essere, diciamo, convocati e per poter giocare. Crevano. Diciamo che insomma il discorso che sul reparto difensivo adesso sei più tranquillo, più fiducioso, considerato Sì, diciamo, abbiamo qualche giocatore in più che ti permette di non dover spostare i centrocampisti, al di là che magari questa scelta la farò comunque, però non ho deciso, vediamo, insomma, Blondé è chiaro che non si è allenato, ha avuto un infortunio non grave, ma comunque fastidioso, lui non è che sta benissimo, perché comunque avverte dolore, però potrebbe essere comunque della partita. Vediamo domani, ci sono altre 24 ore, poi decidiamo. Con Blondé è chiaro che abbiamo quattro difensori, al di là che poi magari Blondé è un difensore centrale. Facciamo qualche domanda da parte di qua. Mister, sull'avversario, l'Aprilia fuori casa non ha mai vinto. Veramente. Pure queste mi dovevi dire. L'Aprilia, anche noi non abbiamo mai perso in casa. Vabbè, andiamo via tutti quanti, dai. Sì, la Briglia in effetti ha preso dei gol, no? Il suo campionato è stato fatto comunque con tante problematiche, hanno cambiato allenatore, però la Briglia rimane sempre una squadra che ha dei valori e che gli ultimi 2 anni ha fatto i playoff. È vero che qualcosa ha subito, magari fuori casa non ha avuto un grande andamento, ha preso magari anche tanti gol, però è una squadra che segna, una squadra che ha qualità, una squadra che nel momento del bisogno sta tirando fuori gli artigli e quindi verrà a fare una partita tosta come è giusto che sia. E quindi questa e quella di Martina sono due partite difficili, sia per il momento di classifica delle squadre, ma soprattutto per il valore, perché queste sono squadre che poi ti puoi trovare in queste condizioni per 2 o 3 risultati che potevano andare in una maniera e sono andati in un'altra, e poi magari invece di stare in una zona tranquilla stai in una zona a rischio. Però poi il valore di queste squadre, o comunque l'equilibrio che c'è stato in questo campionato, non ti può far pensare che quando giochi con una squadra che si deve salvare vuol dire che è più scarsa di te o è tanto più scarsa. Quindi è una partita difficile. L'andata di mio corsi. E stavolta autorete di corsi. Speriamo di no. Beh sì, all'andata noi fu una partita, è stato l'inizio di un nostro declino in trasferta, perché poi abbiamo sì rivinto 2 partite, però abbiamo anche perso tutte le altre. Corsi ci fece sto gol, che fine a quel giorno lì mi sembrava che Corsi avesse veramente la qualità per poter fare quel tipo di gol. Poi adesso conoscendolo ho capito che è stato un colpo di fortuna. Speriamo che un colpo di fortuna lo faccia pure con noi. No, Corsi, abbiamo preso perché il mercato anche di eccellenza e promozione non dava nulla e alla fine abbiamo preso lui. Sì, la palla quando la colpisce forte. No, ma lui ha un buon calcio, calcio forte, c'ha forza, quindi ce l'ha la possibilità di fare gol dalla distanza. Il problema è che il gol lo deve fare con noi e non lo deve fare a noi. Di solito l'ex di turno è quello che nelle partite contro l'ex squadra segue, Beh sì, cioè noi diciamo. Quindi partire a titolare. abbiamo parte Cria che è infortunato, abbiamo anche Calderini che è un ex, quindi se dovesse essere così, noi dobbiamo solo non prendere più di 2 gol per non perdere. Però non è così, quindi Corsi farà la sua partita perché di sicuro ci tiene, perché noi abbiamo comunque un obiettivo, ma la squadra che deve essere presente, come lo era anche Ischia, perché a Ischia non abbiamo fatto male, abbiamo preso un gol che
che poi ci è dispiaciuto perché qualcosa abbiamo da ridirci sul gol, però poi siamo stati in partita. Di sicuro non siamo, come abbiamo già detto da tanto tempo, non è che siamo in una condizione di grandissima forma, però neanche stiamo mollando, neanche abbiamo la voglia di declinare questo obiettivo che ci siamo prefissi. Visto per la prima volta lei seguirà la partita degli Spagna, come vive questa regina? Ma credo che... Vedrà che non si è perso perché non gioca per l'Acci. Vabbè. Frate, devo essere io che piango, no tu? Io devo piangere, tu devi tirarmi su di morale. Se in vista di settimana lascia dichiarazioni che non sono state bene a tutti, compreso gli addetti ai lavori, come si dice che potrebbe motivazione, la più determinata, che il Cosenza non è in una fase come si sta all'inizio del giorno di ritorno, che il Cosenza non è in economia, mi pare che la squadra debba essere o possa essere non in forma per tutto il girone di ritorno, mister. Insomma, anche che i ragazzi lo devono capire. È vero, è vero. O sono stati tirati troppi spremuti come un limone. Se no non c'è altra spiegazione, non la preparazione atletica, ma non la vorrei tirare in ballo perché ho grande fiducia nell'amico Roberto e so come lavora, per cui è un problema a questo punto solo mentale. Sì, ne abbiamo già parlato di queste cose, sono da... di ritorno che ci siano questi alti e bassi così evidenti. No, però fra adesso io al di là che dico quello che penso ed è veramente quello che penso, adesso non è che io sto criticando la squadra o comunque sto mettendo in risalto il fatto che... Non è in forma. No, diciamo che no, vedendo le nostre partite, non ci sono partite dove tu fai 4-5 gol agli avversari e sei padrone della partita. Le partite sono sempre molto equilibrate, però noi in tutto questo cammino del girone di ritorno abbiamo anche fatto delle vittorie, perché se no non arrivavamo ai punti che abbiamo fatto, non arrivavamo ad essere i primi in classifica, che magari in altre circostanze ci poteva anche essere qualche squadra che faceva più punti e stava davanti, perché la media non è alta, però non è stata alta la nostra. E non lo è neanche quella degli altri. E di sicuro tutte le partite che abbiamo vinto, le ultime per esempio in casa con Gavorrano e Poggi Bonzi, che di sicuro non sono le squadre prime in classifica, abbiamo comunque fatto fatica. Quindi era solo per rimarcare il fatto che questo campionato è molto equilibrato e noi non siamo la squadra ammazza campionato, come abbiamo sempre detto, però insomma... non è che non ci mettiamo la voglia o anche la forza proprio per poter fare qualcosa di buono. È chiaro che non ci viene tanto bene, perché poi alterniamo, magari rivinci una partita in casa e poi fuori casa la riperdi, quindi non puoi dire che questa squadra in questo girone di ritorno ha fatto grandissime cose, però non ha neanche fatto male, perché se sta prima in classifica vorrà dire che o sono tutte ciucce oppure... Noi qualcosa di buono abbiamo pure, ecco, al di là delle battute, lo dobbiamo sempre sottolineare, insomma, che questa squadra comunque ad oggi è ancora prima in classifica, pur con tante difficoltà, e che comunque vuole giocarsi la possibilità di arrivare prima. Visto una risposta rapida. Infatti non me la ricordo neanche. Come vive questa vigilia, visto che la partita? Ah, sì. E soprattutto come la vive il suo vigile, che forse per la prima volta si trova da solo in panchina. Sì, sì, lui. Beh, l'anno scorso giocava, lui è chiaro che... Ma io normale, perché so che io non posso incidere più di tanto, anzi, credo proprio nulla, anche perché in fondo credo che noi allenatori possiamo incidere durante la settimana, ma la domenica più che fare danno altro non puoi fare, perché poi è la squadra che va in campo, è la squadra che fa la partita. Quindi non sono preoccupato, perché io non sono in panchina, di sicuro sarò un pochino più agitato del solito, perché un conto è poter stare lì e poter fare quello che... Potrei imprecare liberamente. No, io lo stavo dicendo, ma poi ci ho ripensato. Quindi un conto è poter stare lì e sfogarsi comunque, come fanno i giocatori che si sfogano, un conto è che sei lontano o non ci sei proprio, e quindi è un po' più complicata la cosa, però... Comunicate con il No, ma non c'è nessun, non c'è bisogno di nulla, tanto... Per quanto riguarda non c'è il bisogno. Mister, pensato di proporre un 4-4-2, oppure serve... questo lo dobbiamo vedere anche in base alla scelta che farò con Blondet. Se utilizzo Blondet è probabile che torniamo al passato.
Invece se non ci fosse Blondé è chiaro che sposterei i corsi a terzino e non è che abbia poi altri centrocampisti da poter giocare a tre. Sì, sì, Corsi era con la briglia, ha fatto anche il difensore centrale. Quindi è un jolly, diciamo. Sì. Si adatta. Sì, sì, può fare più ruoli perché ha le caratteristiche per fare più ruoli. Mister, in occasione della partita con l'Ischia successivamente, parlando del modo del 4-4-2 che ha utilizzato, hai sottolineato che gol la preso a parte, volevi sfruttare molto le ripartenze. Quindi potrebbe essere la stessa cosa con una briglia che si deve presentare al San Vito comunque per fare punti, magari poi il San Vito anche spazi più larghi, eccetera, eccetera, quindi poi ripartire con le ali potrebbe essere la soluzione giusta. E questa è la lettura che potresti dare o no? Cioè tu dici che se giochi col 4-4-2 puoi ripartire meglio? Secondo me sì, o no? Sì. Ma noi siamo andati a Ischia. Abbiamo giocato così perché volevo già da tempo mettere Moshe Roll a mezzo o comunque giocare con due punte, no? Che potevano collaborare di più per poter creare qualcosina in più di quello che è di solito quello che noi creiamo. Perché abbiamo visto che comunque quando giocavamo con i tre centrocampisti poi qualcosina là davanti perdevamo perché la punta spesso rimaneva isolata e quindi mettere due punte e quindi togliere il centrocampista poteva darci qualcosina in più in fase offensiva. L'abbiamo fatto in qualche partita durante la partita stessa, mai dall'inizio, e invece a Ischia l'abbiamo fatto dall'inizio, ma è stata anche una scelta tra virgolette anche forzata, al di là che lo volevamo fare. Le cose non è che siano andate male, però comunque la solidità alla difesa un pochino la perdi, perché abituati con i tre centrocampisti oramai le cose vanno in una certa maniera e siamo un pochino più solidi. Difatti a Ischia abbiamo ricorso anche tanti pericoli, soprattutto quando dovevamo rimettere in piedi la partita, perché come con gli spazi è vero che tu se ti difendi hai spazi per ripartire, ma è anche vero che se invece devi fare la partita poi i due centrocampisti possono fare più fatica. E difatti è andata così, quindi dipende sempre da come va la partita e da come la fai tu. Quindi domani io non mi aspetto che la briglia venga qui ad attaccarci per voler vincere la partita come magari dovrebbero fare, nel senso che è giusto che loro faranno del loro meglio per vincere la partita, però non è che mi aspetti che vengano a pressarci altri o che magari faranno 90 minuti all'attacco. Penso che loro faranno una partita attenta, sfruttando sempre tutte le opportunità per poter andare in gol, però credo che noi destiamo anche rispetto perché siamo una squadra che sta davanti in classifica e quindi anche la briglia che deve vincere ha il timore che possa trovare un Cosenza forte, un Cosenza che li possa mettere in difficoltà. Quindi che io mi aspetto di poter giocare in contropiede, no, ma di sicuro la partita che dobbiamo fare noi è quella di fare molta attenzione, perché se noi in questo periodo vogliamo pensare di fare un sol boccone dell'avversario, non credo che non ne abbiamo assolutamente la forza e quindi dobbiamo essere sempre molto intelligenti, molto bravi a non subire il gol tipo come quello che abbiamo preso con l'Ischia domenica, quindi fare una partita attenta e pensare a raggiungere il risultato che per noi è quello della vittoria, facendolo con le nostre armi, con la volontà, con il gioco se possiamo, ma comunque anche con l'esperienza, perché sono loro che hanno da perdere più che noi, insomma. Quant'è importante l'uomo davanti alla difesa, che nel 4-3-3 c'è, si vede anche in chiave di non possesso, nel 4-4-2 si è perso. Cioè, con questo organico è imprescindibile utilizzarlo oppure ci stai lavorando? Ma no, noi abbiamo le caratteristiche per poter fare tutti e due i moduli. Di sicuro abbiamo il centrocampo che ha delle caratteristiche come centrocampisti, noi abbiamo delle caratteristiche, abbiamo delle situazioni che magari non ti permette di poter essere bravo nella fase di possesso e non possesso, sia giocando a tre che giocando a due. Quindi abbiamo pregi e difetti sia dovessimo giocare a tre che se dovessimo giocare a due. Questo è un dato di fatto, che non è una critica, che non è un nostro difetto, è un pregio e anche un difetto. Quindi noi siamo bravi fino a un certo punto,
se giochiamo a tre dobbiamo interdire, non siamo male, se giochiamo a tre dobbiamo attaccare, manchiamo forse un po' di qualità. Poi con non essendoci Crieco ancora di più. E così giocando a due, se ci facciamo aiutare dagli attaccanti e dagli esterni possiamo giocare a due, ma di sicuro non abbiamo gente che ha molta mobilità e molta intensità di gioco, quindi un pochino perdiamo a due, sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso. Quindi tutto sommato noi siamo contenti di quello che abbiamo, perché abbiamo dimostrato di essere bravi, però non il problema dell'uomo davanti alla difesa o così non è da porselo, perché è uguale. Che si adatta meglio come difensivo basso a sinistra tra i tre? Da Blondet, Bigone eventualmente, o forse, sarebbe l'ultima analisi? Ma sono tutti e tre destri. Io credo che chi ha giocato più da terzino, se venga spostato da una parte all'altra, abbia più possibilità di sbagliare meno, perché è abituato a fare quel ruolo, quindi magari Bigoni tra i tre potrebbe essere quello che lo può fare meglio, ma comunque lo può fare anche Brondeo, lo può fare anche Corsi. Sì, vediamo, infatti se dovesse giocare Corsi credo che Bigoni giocherà a sinistra. Poi, finito tu? No, vabbè, io volevo anche dire che siccome adesso domani non ci sono, no? Che dici? Cioè, da domani viene Marco, poi noi andiamo alla trasferta, eccetera, eccetera, quindi io vorrei mandare i saluti, ma non perché debba mandare i saluti, perché comunque adesso mi faccio un periodo di ferie, pur se mi dispiace molto più per la squalifica che per non venire qua a parlare con voi. Però quindi dalla settimana prossima, anche prima della partita, ci facciamo venire Marco, perché se deve vincere le partite bisogna che si cali nel ruolo di allenatore, quindi da sabato prossimo ci viene bello Marco. Va bene, perfetto. Ok? Lo trucchi, gli fai qualcosa, che non è un bel ragazzo. Se lo merita pure. Mi apposta per non parlare del futuro. In che senso? Ah, tu dici no, non è per questo, è perché magari io non è che sia squalificato per questa partita, lo sarò fino a fine campionato, quindi. È giusto che le cose ve le racconti pure l'allenatore che siederà in panchina. Se invece poi mi devi chiedere del contratto, di queste cose qua, magari mi telefono e ti dico qualcosa. Vi faccio sapere, capito? Corso della settimana però c'è un voglio che. Vabbè, certo, da settimana. Va bene, ciao.